Comunque, ognuno è com'è, non c'è niente da fare. Salutami tutti lì intorno e fatti viva presto. Ti abbraccio molte volte e forse arrivederci presto. Ferrara, 4 ottobre 1973. Caro Daniele, sono reduce dalle 36 ore trascorse con voi, ma per la prima volta in vita mia, almeno da ciò che io ricordo, non sono stata bene. Non ti ho sentito per niente. Ma non era l'impossibilità di comunicare di quando vieni tu a Ferrara, che conosciamo bene per averla sperimentata praticamente sempre. Questa volta mi è sembrato... Cara sorella, ti chiedo umilmente scusa per l'episodio spiacevole occorso in occasione della tua ultima visita qui, peraltro non attesa. Questa volta mi è sembrato che si stesse con gli altri per non parlare di noi. Grazie per la poesia di Neruda, che ricambio. Non la stessa, naturalmente. Fiori con fiori, senza opere di bene. Non stai bene? Ho inteso bene che devi fare delle analisi. E dove sono i lillà? Voi mi chiedete dove sono i lillà? E la metafora coperta di papaveri? E la pioggia che di continuo sferzava le tue parole e le riempiva di pertugi e di uccelli? Vicino al mare, tra cespugli che ricevono luce, fuoco e sali marini. Vi racconterò cosa mi accadde. Ho trovato un fiore azzurro. Cara sorella, ti chiedo umilmente scusa per l'episodio spiacevole occorso in occasione della mia ultima visita qui. Che cosa diavolo è quest'area di mistero che aleggia? E infine una mattina tutto divampa. E una mattina i fuochi uscivano dalla terra. Generali traditori. Guardate la mia casa morta. Guardate la Spagna lacerata. Si tratta così, la Rita, fedele compagna di famiglia, di Naya. E grazie prima... per la poesia di Neruda. Che ricambio, fiori con fiori, senza opere di bene. Ti prego di farti vivo. Voi mi chiedete perché la tua poesia non ci parla del sogno, delle foglie, dei grandi vulcani del tuo paese natio. Ti prego di farti vivo, per piacere. Venite a vedere il sangue per le strade. Venite a vedere il sangue per le strade. Venite a vedere il sangue per le strade. Un piccolo stendardo di fuoco azzurro, di pace irresistibile. Non confrontiamo le poesie, confrontiamo i fiori azzurri con questi villà. Vince il più vero, il più reale. La classifica alla prossima volta. Ti abbraccio. Milano, 26 novembre 1973. Cara sorella, grazie per la telefonata, che mi ha fatto straordinariamente piacere. Non ci telefoniamo mai la mattina e perciò ancor più è stata una sorpresa. Si vede che gli anni li ho solo all'anagrafe, perché tu sei la saggezza personificata. Mi ero convinto anch'io dell'assurdità della mia condotta, dello spreco di forze che tu dici inutile e sterile, ma tant'è, ormai è fatta. Le tue critiche più o meno scoperte, quello che tu dici chiaramente e quello che si intuisce, possono essere vere, sono vere, sono parzialmente vere. Chi mai può penetrare nel cuore del prossimo? Mi pare, ma è vero pure, che l'assurdità di svariati lustri trascorsi a commentare i salmi e la Bibbia compete con l'assurdità di atteggiamenti impulsivamente adottati. Così come l'intelligenza servile di chi si rivolge al vecchio e al conformista, l'intelligenza che sa in ogni circostanza come ci si deve comportare in un sapiente equilibrio di falsità e di compromesso, a volte si appanna per l'usura. Sono profondamente arrabbiato col tuo Salvemini e con i piccoli e saggi salveminiani delle nostre tristi sinistre contemporanee.
Se una lotta non è per il potere a breve termine, è lotta nociva e inutile. Se non esistono condizioni oggettive di partecipazione delle masse, è leggerezza criminosa, bla bla bla. Ovviamente non parlo di casa nostra. Mi riferisco ad una ferocissima discussione sugli avvenimenti greci. Quei figli dei comunisti nostrani mi hanno fatto l'elenco degli errori politici commessi dagli studenti. Non ultimo il fatto che si siano fatti strumentalizzare dalle forze più retrive, e cioè tutto ciò che puntualmente si è verificato. Sembrava che si fossero messi d'accordo. È uno sbaglio. Merda, non mi frega niente degli sbagli. La verità è che con le chiacchiere non si conclude niente. Ci vogliono le fucilate. E questa gente invece maneggia la dialettica e poi neanche tanto bene. Non stancarti troppo con tutti i tuoi impegni di lavoro e di studio. Ti saluto affettuosamente. Milano, 18 febbraio 1974. Mia cara sorella, scriteriata, ho saputo dalla mamma, durante il loro soggiorno qui con noi, che hai finito la tesi ed è tutto a posto. Sei un pozzo di energie senza fondo. Ti mando una pacca sulla schiena, in casa, così non ti prendi freddo ad andare a cercarla alla finestra. Mi ha parlato anche della tua ipotesi di sposarti. So benissimo che dovrei farmi gli affari miei, come d'uso fra noi. Ma ti dico una cosa sola. Non conosco P.S., se non per averlo visto un paio di volte e non so a che altezza voli. Ma conosco te e so, certo, meglio di te come ti vedono gli altri. Tu non sai essere uno, nessuno e centomila, come si conviene per non star male su tutti i fronti. Tu sei irrimediabilmente uno. Ma non un uno teutonico che squadra i cerchi, bensì una persona ricchissima, sempre uguale a se stessa, come l'acqua. Stare con te è prezioso. La tua voglia di vivere si trasforma nelle tue mani, in disponibilità totale verso tutto e tutti, in volontà di comprendere ogni situazione, in fiducia che si rigenera di continuo anche dove forse non vale la pena, perché la tua acqua sempre cerca sempre l'acqua degli altri, anche dove non c'è o scorre molto in fondo. La tua ricchezza viene fuori da quell'aria di adolescente sempre incantata di tutto, che contrasta con una profondità di analisi e di giudizio rara per i tuoi anni. Ogni parola che dici è spesa a dire tutto quello che si può dire. Non è mai sciocco o banale, come quando scherzi, anche quando scherzi o lanci battute. Ma purtroppo, proprio questo tuo essere così ti frega. Ti frega perché tutti attingono a te. Inorgogliti dal tuo affetto e dalla tua attenzione, tutti ti ruotano attorno a sminuzzare la tua torta friabilissima e a te lasciano solo le briciole. Ma tu, come nelle favole, ne sforni altre 10, 100, quante sono le bocche intorno, pronte a ricevere sempre. E tu? Sono certo che non hai ancora incontrato una persona che ti assomiglia in questo tuo bisogno di dare. Faccio fatica a credere che tu lo possa incontrare. Per stare con te, bisogna che uno ti assomigli. Almeno che capisca e accetti in toto questo tuo essere così. Perché ora la tua acqua ti pare inesauribile, ma verranno giorni in cui si seccherà e avrai bisogno di chi ti aiuta a riattivarla per te e non per lui.